forse è una delle attività più praticate. Negli ultimi anni vediamo eserciti di runner che si cimentano nelle palestre, si cimentano nei parchi, nei centri sportivi. Ma a prima vista potrebbe essere una delle attività più semplici. Uno mette un paio di scarpe e va tranquillamente fuori di casa e si fa una corsa tranquilla. Tranquilla, ma fino a un certo punto, perché ha un livello di difficoltà molto importante che viene spesso e volentieri sottovalutato. Sottovalutato perché la maggior parte delle persone, parlo dell'85-90% delle persone, corre male, in una maniera disfunzionale, in una maniera che non è corretta, in una maniera che porterà nell'arco del tempo ad avere dei problemi non solo disfunzionali ma problemi articolari, ginocchio, anca, caviglie, cervicalgie, mal di schiena. Stiamo vedendo in questo caso uno dei classici errori nella corsa, un piede che purtroppo appoggia nella maniera scorretta. Non parliamo di pronosupinazione, ma parliamo di spiattellamento, un piede che tende a spiattellare e quindi non fa una corretta rullata plantare. Questo porta sicuramente poi a delle problematiche ulteriori che potrebbero risalire dalla caviglia al ginocchio fino all'anca e alla schiena. Ora chiederemo invece a Riccardo, il nostro atleta, di eseguire correttamente l'appoggio plantare con una corretta rullata del piede, che porterà alla giusta spinta in progressione, migliorando sia la corsa stessa, sia la performance dell'atleta stesso, e gli eviterà dei problemi ulteriori che possono insorgere a livello della schiena, della colonna o addirittura della cervicale. Vediamo questo movimento scorretto nella corsa, questa anca che si muove poco in estensione. Possiamo provare a correggere, a dire al nostro atleta di estendere meglio l'anca, correggere il movimento di corsa, e risulta molto più fluido, molto più ottimale, meno disfunzionale, molto più efficace. Altro errore comune dovuto però a un problema disfunzionale strutturale è il ginocchio che si atteggia in valgo. In valgo perché probabilmente c'è una problematica dovuta a un muscolo che è il medio gluteo, che può essere allungato e debole. In questo caso bisogna intervenire dal punto di vista del rinforzo, perché questa problematica può dare dei seri problemi a livello del ginocchio, delle cartilagini, dei legamenti e dei menischi. Vediamo adesso la maniera corretta come il nostro atleta Riccardo corregge il movimento, e vediamo un ginocchio che si atteggerà nella giusta, corretta direzione.